Castello del Diavolo, Giuseppe Tartini, 1692-1770, la sonata per violino in sol minore, più notoriamente conosciuta come il Trillo del Diavolo, è una sonata per violino e basso continuo scritta dal compositore Giuseppe Tartini, 1692-1770, famosa per essere tecnicamente molto impegnativa. Ci sono diverse ipotesi sulla sua datazione. Il 1713 se si dà fede al racconto del viaggiatore francese Germain Lalande, ma l'analisi dello stile musicale la colloca più verosimilmente negli anni 40 del XVIII secolo. Secondo un aneddoto, riportato dall'astronomo francese Germain Lalande nel libro Voyage d'un Français en Italie, Faite dans les années 1765-1766, Viaggio di un francese in Italia, fatto negli anni 1765-1766, l'ispirazione che porterà alla nascita della sonata Il Trillo del Diavolo deriva da un sogno, fatto in una notte del 1713, descritto così dal compositore. Una notte sognai che avevo fatto un patto e che il diavolo era al mio servizio. Tutto mi riusciva secondo i miei desideri e le mie volontà erano sempre esaudite dal mio nuovo domestico. Immaginai di dargli il mio violino per vedere se fosse arrivato a suonarmi qualche bella aria, ma quale fu il mio stupore quando ascoltai una sonata così singolare e bella, eseguita con tanta superiorità e intelligenza che non potevo concepire nulla che le stesse al paragone. Provai tanta sorpresa, rapimento e piacere, che mi si mozzò il respiro. Fui svegliato da questa violenta sensazione e presi all'istante il mio violino, nella speranza di ritrovare una parte della musica che avevo appena ascoltato, ma invano. Il brano che composi è, in verità, il migliore che abbia mai scritto, ma è talmente al di sotto di quello che m'aveva così emozionato che avrei spaccato in due il mio violino e abbandonato per sempre la musica se mi fosse stato possibile privarmi delle gioie che mi procurava.